Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Da oggi siamo su Spacecraft. Spacecraft è un gioco che è uscito il 29 di febbraio e costa veramente pochissimo, costa meno di 10 euro, 9,75 euro mi pare. Ed è molto particolare perché fa un ampio uso di grafica 2D e di forza di gravità. Vi faccio vedere brevemente in che cosa consiste. Il gioco inizia con noi su questo razzo e quattro tasti. A e D per la rotazione, WS per la spinta. In seguito, una volta che poi accedete qui a questa stazione, vi fa fare un brevissimo tutorial, potete andare ad equipaggiare diversi oggetti e potenziamenti per il vostro razzo. Ma intanto andiamo a vedere che qua abbiamo in alto la vita del razzo, abbiamo il carburante e i cristalli che sono una sorta di moneta spendibile. Quello che dobbiamo fare ora è trovare la stazione di contatto, scende al porto di atterraggio, utilizza la stazione, non so dove sia, quindi noi decolliamo. Vedete che noi adesso abbiamo dato una spinta sufficiente, poi passa l'asteroide che fa casino con la musica, però vedete poi nella mappa se noi ci riavviciniamo. Volevo fare una cosa molto più easy, molto più tranquilla, ma dobbiamo dare la spinta, vedete, e bisogna capire, prenderci tutto il tempo, e Kerbal insegna in questo. Possiamo riparare spendendo soldi e fare l'upgrade. Vedete, noi abbiamo preso il braccio da docking, e il convertitore di energia, quindi attaccandoci a un cristallo possiamo estrarne l'energia, e anche la corda, quindi qua ci sono un'infinità di missioni. Non so onestamente dove devo andare, dov'è l'obiettivo su questa mappa, non so con che colore me lo sta facendo vedere, quindi proviamo a vedere. Qua abbiamo un po' di cose, ma non so cosa siano, perché noi possiamo fare comunque l'utilizzo. Adesso io sto usando il mouse, ma in realtà non serve. Trovo la stazione di contatto, Bootcamp Planet, ok. Ah, ok, mi è uscita sta cosa qui, probabilmente, perché niente, non è dove devo andare, probabilmente. Almeno riprovo di nuovo, ma perché i mondi sono tantissimi da quello che ho visto. Ok, no, allora dobbiamo tornare sul pianeta dove eravamo prima. Mi metto già in posizione retrograda in modo da non schiantarmi sul pianeta. Infatti la visuale è cambiata, vedete che ci stiamo avvicinando. Ma non so dove sia questo posto. Aia. Che sia questo? Allora. Sgancio la corda. E lo porto via. Sperando di... Devo usare il tasto spazio per agganciarlo. Ok, agganciato. Adesso lo porto... lo porto via. Sgancia lì. Tira sulla corda col tasto back. E vediamo se riusciamo ad atterrare qua. Se questo è il punto giusto del... Contact station. Ok. Senza energia. Ripara le linee elettriche. Vicino. Come facciamo a ripararle? Attiva la stazione di contatto, cancella l'antenna, la satellite. Ricorda, è tradotto un po' così con Google Traduttore. Ricorda, i satelliti sono in orbita. Quindi io devo riaccendere questa stazione qua. Ah no, cavolo, aspettate un secondo. È intrigantissimo, ve lo dico, perché a me piace veramente tanto il fatto che... Aggancia, ok, aggancia. Voglio spedirlo lontano sta cosa qui. Se dobbiamo riconnetterli tutti, lo sgancio così. E arrivederci. Ok. Adesso torniamo. Non siamo neanche messi benissimo come carburante, né come... né come... vita. Adesso voglio capire una cosa. Allora, lì voglio fare benzina tra un momento, però vorrei
Provare a vedere se riesco ad agganciare sto filo, perché secondo me il filo, questo qui lo dobbiamo prendere. Ok, ce l'ha agganciato. Voglio capire come funziona. Quindi, se io lo agganciassi, ok, lì sgancia. No, non è dove voglio agganciarlo perché quello è già agganciato. Voglio portarlo via e lo voglio agganciare dall'altra parte. No, ci. Dai, ci basta ancora un po'. Mamma mia, perché? Ok, devi agganciarti da questa parte. Qui. Mamma mia, che botta. Sganciati, sganciati. Riagganci. Ok, no, non proprio. Sganciati. Ok. Stiamo facendo malissimo. Però a me diverte. Cioè, non so se avete colto comunque il bello del titolo. Sgancia, voglio agganciargli la punta qui perché è fondamentale agganciarlo da lì. Ok, adesso dovremmo averlo agganciato. Poi devo andare a fare un po' di benza perché non ne ho più. Ok, aggancialo lì, perfetto, sgancialo. Adesso facciamo un po' di benzina qui. Lo so, lo so, lo so. Tira sulla corda. Ok, fai il pieno. Bellino. Mi piace veramente parecchio. Adesso finiamo il collegamento con la linea elettrica qua. Allora, questo lo sistemiamo dopo. Inizio a pianificarla con calma. Vedete che basterebbe anche solo un po' di tranquillità a tirarla con calma. Allora, tiro giù la corda. Dovrebbe agganciarla. Facendo così. Ok, bravo. Dai, aggancialo lì. Perfetto. Sganciala, ok? E adesso dovremmo agganciarci. No, sganciati dal traliccio. Più che altro perché mi sa che una volta che lo colleghiamo diventa elettrificato. Adesso vai, vai, agganciati. Che cacchio. Ok. Adesso vai su. No, non ti devi agganciare lì, ti devi agganciare più in là. Adesso così, ok. Cioè noi andiamo sempre su quando passa l'asteroide fracassone con la musica. Vabbè, tanto l'abbiamo agganciato. Perfetto. No. Ok, dai. No, fermati, fermati. Dobbiamo agganciarci là. Agganciati, bravo. Adesso portalo qui. Che elettrifichiamo tutto. Perfetto. Checkpoint raggiunto. Tecnicamente dovremmo aver messo in funzione l'energia elettrica. Attiva la stazione di contatto. È questa qui, ma teoricamente perché non funziona? Perché c'è questo cristallo qui che non funziona, che gli va sostituito, immagino perché è spento. Secondo me, infatti è scarico questo. E lo scaraventiamo su. Vediamo se riesco a portarne uno. C'è qualcosa qua che possiamo prendere? No. Onestamente non saprei dove posso trovare dei cristalli, ma non so nemmeno adesso. Magari funziona. Siamo quasi distrutti.
Vediamo se funziona così. Mi pare linee elettriche. Le ho riparate, ma non funziona. Probabilmente dobbiamo raccogliere un cristallo funzionante. Adesso vedo di atterrare qua e riparare qualcosa. Ok. Riparazione. Ok, stiamo spendendo tutto. Eccoli lì, cristalli. Vai, vai, fatemi andare che i cristalli dovrebbero essere qua. Corda. Agganciati. Ok. Adesso lo agganciamo e glielo portiamo là. Più sarà fermarci senza fare danni. No. Beh, mi sono fermato in un modo abbastanza interessante, devo dire. Allora, il carburante sta finendo di nuovo, ma non è un problema. Dobbiamo stare lontani dai fili. Perché non va? Ok, vai, 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 vai. Schiviamo i tralicci. Ti deposito qua, se non ti offendi. Ok, molla. Ok, qua. Eccolo lì. Checkpoint raggiunto. E infatti adesso la... tiro su. La stazione di contatto è alimentata. Adesso cerco di prenderci un po' la mano. Ok, controlla l'antenna. Non è finita perché c'è la pietra qui. Quindi mettiamoci una pietra sopra. Quindi l'antenna ha questa rottura di maroni davanti. Sposta l'antenna. Sempre che si agganci. Ok. Dai. Al momento giusto sganciamo. Ok. Tira su. È bellissimo. È veramente bello. Niente di innovativo, sia chiaro, ma... Do finito carburante. Quindi adesso devo andare a farlo. Comunque, cancella l'area satellitare. Nessun segnale. Cosa vuol dire cancella l'area satellitare? Boh, dovremmo fare il carburante. Qua possiamo salvare. Qua ci sono i controlli, che sono alla fine quelli che abbiamo visto, più altri. Sì, perché poi ci sono anche altri oggetti che si possono prendere. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco perché secondo me è intrigantissimo. Non vado oltre perché magari ne approfittiamo per una live o per intrattenimento, insomma, non voglio, costa poco, quindi insomma, avete visto più o meno quello che ha da offrirvi. Fatemi sapere comunque qua sotto, non mancate. Alla prossima e ciao ciao!